Maurits Escher nacque a Leeuwarden, nei Paesi Bassi, il 17 giugno del 1898, l'ultimo figlio di una famiglia numerosa e benestante. Lui nel 1922 viaggiò in Italia e questo viaggio lo colpì così tanto da decidere di rimanerci per il resto della sua vita. Poi nel 1924 sposò Giulia Humiger e si stabilirono a Roma, dove ebbero due figli e qui condussero una vita molto tranquilla. Poi nel 1935, non condividendo le idee politiche del paese, si trasferirono prima in Svizzera, poi in Belgio, dove nacque il terzo figlio, e infine in Olanda, dove da lì Escher condusse una vita tranquilla. Qui lui ebbe il suo massimo punto di produzione artistica, raggiunse la maturità e la notorietà e poi morì nel 1972 a causa di una lunga malattia, il 27 marzo. Il percorso artistico di Escher iniziò nel Calderone dell'Art Nouveau, da cui trasse una base stilistica, plastica e decorativa. Era però interessato alle forme della natura più nell'ambito scientifico che in quello artistico. Nonostante i brutti voti a scuola, ereditò dal padre la passione per l'astronomia e dal fratello quella per i cristalli e i minerali. Era inoltre appassionato anche alla musica, in particolare quella di Bach, armoniosa nella sua struttura matematica. L'esperienza italiana fu importante, soprattutto per le geometrie rinascimentali e le illusionistiche prospettive barocche. Escher fu molto impressionato dall'architetto Giovanni Battista Piranesi e dalle decorazioni arabe visionate in Sicilia. Il periodo in Italia, però, diede vita solo a sporadici paesaggi e qualche illustrazione. Fu solo quando tornò nel nord Europa che riuscì a manifestare uno stile veramente innovativo. Prima di tornare in patria, trascorse in Belgio 5 anni. Questo periodo fu importante per l'incontro con il suo coetaneo René Magritte, uno dei pochi artisti contemporanei che egli stimava. Anche se Escher non fu un vero surrealista, colpiva e colpisce ancora oggi perché la sua logica figurativa profondamente ancorata alla scienza rende possibile l'impossibile.